Ciao a tutti, sono Aldo Masolo e siete sul mio canale YouTube. Oggi sono qui con un altro ragazzo appartenente alla generazione Z. Piacere, io sono Alan Baica. Generazione di cui ho imparato il nome praticamente tipo un mese fa. Ed è appunto un altro invitato del mio format che si chiama Meravigliosi Gen Z. Non mi entra, dobbiamo chiamarlo Meravigliosi, perché se dico sempre Meravigliosi è Meravigliosi. Che si chiama Meravigliosi Gen Z. Alan l'ho conosciuto sui social perché appunto a me ha lasciato di stucco vedere un ragazzo così giovane che cucinava tutte queste ricette davvero anche invitanti alla vista. E di conseguenza ho detto, perché non contattarlo? Ho visto comunque sia che è presente su tutti i social. Sì. Perché te sei presente su TikTok, sì. Su Instagram e anche su YouTube. Assolutamente. Quindi diciamo a 360 gradi copri tutte le piattaforme più conosciute con anche dei bei numeri. Unire il fitness al social non è sempre facile, perché più andiamo avanti negli anni più ci rendiamo conto che ci sono invece delle male informazioni o comunque delle persone che comunque sia danno delle informazioni sbagliate e quindi creano appunto delle problematiche. Poi parlando di fitness, diciamo che può essere un argomento molto delicato, perché chi magari fa il coach o chi magari fa una dieta, comunque avete in mano la salute delle persone, quindi è una cosa molto delicata. Non si parla di nulla togliere ai videogiochi o altro, però il fitness è una cosa un po' più seria, la salute delle persone è una cosa un po' più seria. Esatto. E quindi il fatto di dare dei contenuti importanti e comunque seguiti è fondamentale. Allora Alan, parlami un po' di te, come hai fatto a entrare nei social, come si è evoluta la tua carriera e quello che ti aspetti da Alan fra qualche anno sia sui social che a livello sportivo. Innanzitutto io ho iniziato a fare i social, tra virgolette, ho iniziato a pubblicare su YouTube. Io sono nato da YouTube, probabilmente uno dei pochi. Esatto, sono tutti partiti da TikTok i tuoi coetanei. Per due motivi. Punto primo, io ho sempre amato fare video, ho sempre amato il montaggio video in sé, quindi io sono un appassionato di videomaking, diciamo così, e quindi diciamo che ho aperto il canale in parte per dare sfogo un po' alla mia creatività e banalmente a una mia passione, che è fare video. E ovviamente ho deciso di portare l'altra mia passione principale, ovvero il fitness e le ricette fit, che in realtà lo sono diventato un po' col tempo, perché più che mia passione era un po' un mio divertimento, veramente mi divertivo a farle e quindi ho iniziato appunto a pubblicare video tanto per, senza aspettarmi nulla. Magari qualcuno adesso inizia a pubblicare aspettandosi qualcosa, io no, io sarà il mio terzo o quarto canale YouTube della mia vita. Ho sempre fatto varie cose su YouTube perché ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui io avevo bisogno di fare video, perché mi diverto, quindi okay. Un motivo molto banale, proprio anche a livello proprio di creazione del video. A me piace tanto montare video, quindi non tanto il contenuto ma anche proprio anche esatto. La creazione del video, infatti i tuoi contenuti sono veramente molto curati. Allora, in realtà questo per due motivi faccio questa cosa: punto primo, perché mi piace; punto secondo, perché io magari non ho una grande capacità di dizione, non ho un modo di parlare che attira lo spettatore e quindi diciamo mi concentro tanto sulla post produzione, perché è un qualcosa che posso e so fare, detto sinceramente. Infatti comunque sia catalizzi molto, i tuoi video catalizzano molto, sì, perché sono fatti molto bene. Di conseguenza, imparando, prendendoci la mano, cerco di farli bene anche sulle altre piattaforme. E quindi tu hai iniziato con il tuo primo canale YouTube in che anni eri? Quanti anni avevi tu? Eri giovane, giovanissimo. Il primo? Sì. 2010. Mamma mia. Io sono 2010 anni, facevo video di Minecraft con un mio amico. Mamma mia, bello. E poi dopo dal di lì? Allora, poi dopo col tempo ho aperto un altro canale, sempre uguale, di cui ho ritrovato anche dei video, e sempre con questo mio amico, dove facevo sfide, cose stupide, tra virgolette stupide, nel senso cose poco impegnate, sì, poco serie, ecco, e anche videogiochi. Poi negli anni a venire, tipo nel 2018 forse, ho riaperto un terzo canale YouTube, sempre con questo mio amico, dove portavo video di soft air. Le pistole quelle, esatto, ad aria compressa. E dopo quel canale è stato abbandonato. Poi a un certo punto mi sono detto, ma sì, portiamo un po' di fitness, quindi quei video li ho messi tutti privati e quel canale l'ho usato per il mio canale attuale. E dopo dal di lì come hai fatto a passare su TikTok e anche su Instagram? Dove comunque sia, anche su TikTok hai parecchio seguito. Allora, TikTok dirò, l'ho fatto solo perché lo facevano tutti. Io non sono troppo un appassionato dei video verticali, perché secondo me lasciano veramente poco. Per me potrebbe esistere solo YouTube. Però certe volte sono carini, intrattengono, ti fanno perdere
perdere un po' di tempo. E quindi diciamo che l'ho fatto un po' per provare, un po' per anche esigenza. Sì, prendere nuovo pubblico banalmente. Cioè io comunque l'ho fatto ancora senza avere aspettative di un riscontro che sia economico. Numerico, esatto. No, zero, ma proprio zero. Sentire un ragazzo giovane come te che preferisce un video su di YouTube è raro. Perché tutti adesso vogliono fare i 30-15 secondi un po' stupidi o più o meno stupidi per diciamo fare 2 milioni di visual o 1,5 milioni di visual su TikTok. È questo fondamentalmente molte volte l'obiettivo del ragazzo. Invece sai, con un video lungo ci devono essere dei contenuti e quindi deve essere qualcosa di un po' più strutturato. Non è facile fare un video lungo che intrattiene, non ha momenti morti. Per questo l'editing per me gioca un ruolo fondamentale. Non sei l'unico che lo dice, quello dei momenti morti. Sto guardando Lorenzo che è qua dietro. Beh, perché io l'altro giorno, la cosa è successo, l'altro giorno avevamo fatto uno short e io quando vado per vederlo, prima diciamo che venga pubblicato, li controllo per dare un occhio che mi piace eccetera, e vedevo che era molto scattoso. Allora ho detto, lo scrivo, ho detto, ma scusi, ma c'è un problema sul video? Lui lo guarda e fa, no, non c'è un problema sul video. Ha fatto tanti tagli. Era un video che era scorrevole, cioè nel senso, io avevo fatto una, non avevo fatto delle interruzioni, fa, guarda che io ho fatto 16 tagli perché ho tolto tutti i momenti morti e quindi l'ho accorciato da 58 secondi a 32 secondi perché la soglia dell'interesse delle persone è molto bassa. Allora mi sono inchinato, gli ho chiesto scusa, dopo lui giustamente se l'era un po' presa perché io ero stato un pochettino molto molto diretto, quindi ho capito dell'importanza dei punti morti. Io sono uno che sbaglia tantissimo, mi ripeto un sacco e quindi taglio tantissimo. Secondo me serve in realtà, anche in un video lungo ci sta a fare tanti tagli per rendere il video più scorrevole. Rispondo all'ultima domanda. Instagram invece, io avevo il mio profilo Instagram normale, nonostante avessi iniziato a pubblicare su TikTok, mi vergognavo a pubblicare su Instagram perché non volevo che mi vedessero i miei amici e i miei ex compagni di classe. Non ho pubblicato su Instagram per qualche mese, poi ho iniziato a mettere i reel, poi facevo tipo 3 visual perché erano appena nati i reel, quindi li ho piantati lì, dopo ho iniziato a ce li ho, li butto e dopo sono cresciuto anche su Instagram. Adesso che obiettivi ti sei dato nei prossimi anni a livello di social? Allora, non sono uno che si mette troppi obiettivi a livello di numeri, sono uno a cui piace il miglioramento, nel senso che non mi interessa avere 1 milione di follower adesso per averne 1 milione tra un anno, preferisco averne 100.000, 110, 120, 130 e arrivare a 150, cioè mi interessa proprio vedere una costante progressione. Boh, sono fatto così. Ti piacciono i contenuti? Sì, sì, indipendentemente esatto. Dalle visual, e tu poi fai una cosa perché ti piace. Che idea hai per i prossimi periodi come contenuti, se si può dire ovviamente? Allora, non saprei dirti, nel senso io cerco sempre di fare i miei contenuti a livello di intrattenimento, vorrei cercare di far video un po' più profondi, proprio a livello di narrazione, vorrei anche migliorare nella narrazione dei video, però piacerebbe raccontare un qualcosa di molto più toccante. Tipo ho fatto molti video riguardanti il mio passato, i miei disturbi alimentari, queste cose qua, e sono dei video che toccano molto, almeno a risposta del pubblico. Io non sono una persona sentimentale, però mi piace trasmettere emozioni, è molto un controsenso. Non è sentimentale? No. Conferma, la mia ragazza conferma. No, questa è una bella cosa, anche perché comunque aiuteresti molti tuoi coetanei. Questo format è proprio qui per questo. È qui per cercare di far capire quanto voi, ragazzi giovani, possiate essere importanti per i vostri coetanei. Quindi l'informazione che voi date a loro, quanto possa essere fondamentale per la loro crescita e per magari la risoluzione di loro problematiche. Tipo questa problematica, diciamo, dei disturbi alimentari che hanno tantissime ragazze, magari molti si vergognano anche di dirlo. Sì, assolutamente. Tu puoi, con la tua esperienza personale, comunque essere di giovamento. Allora, ti dico che i messaggi che mi sono arrivati anche ultimamente, più belli che io possa ricevere, è stato: grazie ai tuoi video ho trovato la forza di parlare del mio problema, ho trovato la forza di affidarmi a un nutrizionista, a uno psicologo, a un personal trainer per quanto magari riguarda un percorso di allenamento. Questa è la cosa migliore, perché io non sono nessuno, se non uno che condivide la mia esperienza. Però la tua esperienza magari può essere uguale a quella di tanti altri ragazzi, possono dire, se ce l'ha fatta lui ce la posso fare anch'io. Esattamente, e magari evitando i miei errori. Le ricette fit ti hanno aiutato a migliorarti da questo punto di vista, quindi ti hanno aiutato anche magari a migliorare questa problematica, perché comunque sia mangiare bene però con la voglia, comunque con qualcosa di esteticamente anche diciamo bello, secondo me è molto importante. Io avevo un po' il problema di credere a tutti i falsi miti, tipo non mangiare carboidrati alla sera, mangia solo cibo pulito, solo riso e pollo, e mangiavo pochissimo, ma veramente poco, 1.800, 1.700, poi a 18 anni la sviluppo, certo. Esatto, e quindi di conseguenza le ricette fit col tempo mi hanno aiutato a apprezzare di più la dieta, mi hanno aiutato anche a pagarmi di più, perché alla fine la fame, se devi dimagrire, la devi fare. Certo. Non eccessivamente, ma la devi fare. Certo. Non parlo di contesto gara, dico anche una persona che deve banalmente dimagrire. Fare ricette intelligenti che ti saziano, che sono anche più buone del solo riso e pollo, per quanto oggettivamente sia buono riso e pollo. Confermi? Sì, sì. Ecco. Ah, dillo com'è. Dopo alla fine uno si abitua e diventa veramente buono, anche perché è la fame che ti porta a dire quanto è buono il riso e il pollo. Poi capisci che in definizione mangiarti 50 grammi di riso piuttosto che un'altra ricetta più saziante sono due cose diverse. Certo. Cioè, però buono, le
le tue ricette vanno anche alle persone che vogliono dimagrire senza obiettivi agonistici, eccetera. Sì, sì. Ho visto ricette di tutti i generi, dal gelato proteico alla torta fit. Top, sì. Perché noi il nostro secondo contenuto lo diciamo che cos'è. Faremo delle ricette assieme, quindi in cucina io ovviamente farò l'aiuto cuoco e seguirò lui nel, diciamo, nella creazione di alcune ricette. E quella del gelato era un'idea che lui era venuta perché è un'idea veramente spettacolare, quella del gelato. E poi proteico. Allora, diciamo che il gelato proteico originale non è, io lo dico, non è una mia invenzione al 100%, l'ho preso da YouTube America, okay, come ho sempre detto, poi l'ho personalizzato e poi dopo ho scoperto anche l'esistenza di una gelatiera e quindi è nato il gelato proteico 2, che è proprio un gelato. E poi ho visto che hai fatto anche dei libri di cucina, hai fatto qualche, sì, dei libri. Ho fatto due libri, uno è per la massa, quindi con ricette caloriche che non sono mai state una mia esigenza, però la gente me le chiede. Bello. Ne faccio tante, ho detto, ma sì, facciamoci un libro. E mentre il primo è un ricettario di ricette per la definizione. Molto bello. Tra l'altro ne ho anche due da regalarti, tra l'altro. E io li accetto molto volentieri. Queste chiacchierate fanno sì anche di conoscere, oltre a me, dei ragazzi giovani, che potrebbe essere mio figlio, perché comunque sia, potrebbe essere mio figlio, però anche, diciamo, farvi conoscere quanto ci sia di buono nei ragazzi d'oggi. Lo sapete che io sono un fautore, e lo dirò sempre, che i ragazzi, la vostra generazione, ci siete dei ragazzi veramente bravissimi, che avete le idee molto chiare. Altra cosa, a livello invece di, parliamo di fitness, perché adesso abbiamo parlato sempre di cucina, parte molto importante ovviamente, però parliamo invece del tuo sport, di quello che fai, perché ho visto che sei passato dal bodybuilding al powerlifting, insomma raccontaci un po' anche di questo ambito qui. Io mi alleno, per quanto non possa sembrare, da ormai 7 anni, io mi alleno dal 2016-17, o meglio, sono dimagrito nel 2016 andando in bici, facendo la dieta, ok, dieta stupida fatta da me, però sono dimagrito, certo. E però sostanzialmente ho iniziato ad andare in palestra senza pretese, senza niente, e ho iniziato ad allenarmi. Ho sbagliato tantissimo, penso di aver fatto qualsiasi errore esistente, ma per tanto tempo. Poi ho avuto un periodo di disturbi alimentari, io per anni non sono migliorato in palestra anche per l'alimentazione. E posso chiederti, se non è troppo personale, che tipologia di problemi avevi, perché mangiavi a buffate? Esatto, o... classico binge eating, che è un problema secondo me molto sottovalutato, in cui sostanzialmente facevo una classica dieta yo-yo, cioè mangiavo pochissimo, in modo anche sbagliato, sbilanciato, magari pochi grassi. Io mi ricordo che mi segnavo sull'applicazione contacalorie, cioè per me il mio obiettivo era un obiettivo bassissimo e se non ci arrivavo ero contento. Questo è proprio sintomo di disturbo alimentare, che non sono uno psicologo, però è abbastanza un dato di fatto che se tu ti fai una dieta fatta da solo, in cui mangi poco, in cui il tuo obiettivo è mangiare il meno possibile, questo è un disturbo alimentare. Certo. Comunque è un problema che deve essere analizzato. Purtroppo magari i genitori non lo capiscono. Forse perché tu non riesci a spiegarlo a loro. Vero. O magari perché non vuoi spiegarlo. Perché magari ti senti l'unico al mondo. Anche per questo io faccio video. Perché dico, non siete gli unici, siete in più di quanti pensate. E quindi di conseguenza io, per colpa di questo problema, facevo delle abbuffate, ma ti parlo di 5.000 calorie in un pasto alla sera prima di andare a letto. Certo. Con tutte le conseguenze che poi porta anche a livello fisico. Corsa, digiuni. Mi ricordo questo episodio di quando stavo a lavoravo, facevo il disegnatore tecnico, ero ricaduto nei disturbi alimentari per colpa di tanto stress. E sostanzialmente, tipo, veramente c'erano dei periodi in cui facevo dei digiuni allucinanti. C'è stato un periodo in cui avevo fatto 3 giorni di digiuno, 3 giorni senza toccare cibo, lavorando, allenandomi, correndo. E veramente sono arrivato alla fine in cui ho detto: no, io ho letteralmente un problema. E poi ci sono passato sopra. Quindi tu sei guarito da solo? Sì. Poi io non dico mai di essere guarito dal disturbo alimentare, cioè non è ti si rompe l'osso, lo aggiusti. È un qualcosa che riesci a controllare, secondo me. Questa è la mia visione. Esattamente, secondo me. Però riuscire a controllare una cosa è quasi come non avercela. Quasi. Certo. Però ti lascia tanta consapevolezza. Certo. Secondo me. Ragazzi, ascoltate quello che dice, perché può essere veramente d'aiuto. Fatevi aiutare, quindi rivolgetevi a degli specialisti, a dei dietisti, a degli psicologi, perché adesso, onestamente, c'è tanto studio, c'è tanta esperienza, anche perché i casi sono veramente tanti. Un consiglio personale che posso dare è: magari inizialmente l'idea dello psicologo può non attirare, però adesso ci sono tantissimi nutrizionisti che sono specializzati in disturbi alimentari. Il nutrizionista è per me la figura di riferimento. Assolutamente. Base. Torniamo alla tua, allo sport. Io ho fatto bodybuilding, palestra, non in maniera seria, non ho mai mirato all'agonismo. Magari per anche un fattore di genetica, che non ho sicuramente la genetica di tante altre persone, come magari vogliono far sembrare un po' gli standard social di adesso. È giusto che ci siano anche più esempi mediocri, non mediocri, nel senso
messo nella norma. Certo. E semplicemente però non ho mai mirato all'agonismo, mi sono sempre allenato per conto mio. Perché ti piaceva? Sì, sì, assolutamente. Sfogo, è bello migliorarsi fisicamente, è bello vedere una progressione, migliorare, comunque avere un obiettivo. Purtroppo, secondo me, se non si ha un obiettivo agonistico, magari per alcuni, me compreso, ci sono dei periodi poco stimolanti, perdi un po' la voglia. Infatti per me l'ultimo periodo è stato terribile a livello di allenamento. Ho avuto tante cose da fare, tanti progetti, il ricettario su Amazon, viaggi per dei video. Poi vabbè, in America in realtà è stato pure il periodo migliore per allenarsi. Grazie, non è difficile là. Però diciamo tutto il resto, stress di fare i video, di essere sempre al top quando registri, e quindi diciamo che l'allenamento era passato in secondo piano. E dal di lì ho visto che qualche mese fa hai deciso di chiudere con la palestra. Iniziare PL. Esatto. Allora, io ho iniziato esattamente a inizio anno. Io ho sempre amato i fondamentali, ho sempre amato la forza. Anche detto di molti, sei portato per il powerlifting, provalo. È una cosa che mi piaceva, quindi ho detto cambiamo stimolo, proviamo sto powerlifting, tanto so che comunque mi piace fare fondamentali. E proprio ieri mentre me allenavo ho pensato, ma perché non l'ho fatto prima? Sto divertendo tantissimo. Quindi ho fatto veramente bene. Beh, ma comunque sì, ha una base anche di allenamento in palestra, di bodybuilding, ti può servire sempre. Poi ho fatto i fondamentali in passato, ovviamente. Male, ma li facevo. E adesso ti sei seguito da qualcuno per quanto riguarda... Quindi perché anche lì è ancora più fondamentale che andare in palestra, avere qualcuno che ti insegna, perché sbagliare un movimento rischia veramente di rovinarti anche a livello fisico. Vabbè, fortunatamente, cioè... veramente in 2 settimane li ho imparati comunque a farli decentemente fondamentali. Però cioè, sono quelle piccole cose da migliorare che ti fanno tirare su più chili. Però se avere un coach, soprattutto nel powerlifting, che devi imparare a fare 3 cose fatte bene, molto rischiose, multiarticolari sono pericolosi, più del macchinario, quindi devi stare attento. Io ovviamente sono seguito anche perché ti dico che vorrei mirare all'agonismo. Magari non dico di arrivare primo, ovviamente, sono concreto, però di fare qualche gara. Esatto, per farmi esperienza. Sono uno un po'... Non sono troppo competitivo, sono uno che è sempre tanto ansioso quando devi fare cose importanti, e quindi vorrei andare contro questa mia cosa. Questo è, secondo me, hai dato uno spunto molto importante. Ci sono molti ragazzi sui social che si sono sicuri di sé e gareggiamo, siamo i primi e vinciamo. Io sono il primo quello che dice io non sono sicuro di me, io sono l'opposto del tuo fitness influencer preferito. Maggioranza invece di ragazzi tra virgolette normali, e non voglio dire normali in un senso negativo, ma giusti, hanno le loro paure, certo, hanno le loro ansie, hanno le loro problematiche. Giustamente ci sono gli stereotipi da seguire che ti devono fare migliorare. Esatto. Però se tu non hai un carattere di questo genere, non sei sbagliato, questo è una cosa importante. Anche il fatto di fare qualcosa che veramente ti piace. Io nel bodybuilding non ho mai avuto la voglia di provare una gara, mentre adesso anche solo dopo 1 mese e mezzo di allenamento dico cacchio, però hai trovato la tua strada. Vorrei andare in pedana, vorrei proprio provare a tirare su bei chili in una gara. Ora la maggior parte delle persone mi hanno supportato, quasi tutti mi hanno detto finalmente, non vedevo l'ora, grande. Infatti per me, io sono stracontento anche in questo periodo per il supporto. Però magari per alcuni fanno per me hai sbagliato, ti sei arreso troppo presto, eccetera. Comunque arrenderti a cosa? È un cambiare strada, è anche un provare nuovi stimoli alla fine, no? E questo è probabilmente lo stimolo di cui tu avevi bisogno in questo momento. Esatto. Quindi avere comunque degli obiettivi è molto importante. E come alimentazione adesso, cosa mi mangi? Cosa mangi te? Allora, sono meno concentrato sulla dieta adesso. Perché se ne hai meno bisogno, forse. Non che mangi male, alla fine io devo rimanere in un range di peso adesso. Però sono un pochino più libero. Tranquillo, libero. Devi aver forza te adesso, quindi... Esatto. Ora idealmente la mia categoria di peso, come che abbiamo pensato, è la meno 66. Io sono sui 71 kg, non posso discostarmi troppo. Certo. Però come alimentazione in realtà è molto simile a prima. Certo. Ma perché, tornando al discorso dieta, io amo la mia dieta, io non sento il bisogno di sgarrare. Certo. Quando sgarro è perché magari voglio andare a mangiare con Marica, oppure perché c'è un'occasione. E una domanda, ma le tue ricette tu le prepari solo o le mangi anche? Dipende, o le rifilo ai miei genitori, vivono da parte a me. Quindi li fai dimagrire i tuoi genitori. Esatto, anche a mia nonna va matta per le mie ricette. A volte invece me le mangio, me le metto nello spuntino e via. Ieri ho visto che hai fatto una torta a cuore, vero? Per San Valentino, l'ha regalata a te. Più che torta era un blocco di cioccolato. Un panetto di cioccolato. Sì, quindi non era molto fit quella. No, quella è l'unica ricetta non fit. Ecco. Solo proteica. Le proteine di un giorno concentrate in una torta. E come ultima cosa, a livello diciamo di canale YouTube, che cosa ci aspettiamo da te nei prossimi mesi come powerlifting? No, allora, a parte gli scherzi. Beh, piacciono comunque il powerlifting. No, piace molto, c'è un gran seguito. In Italia ha tanto margine di crescita, secondo me. Quindi sicuramente porterò tanti video sul mio percorso di powerlifting. Ora io non sono ancora un
powerlifter, ok? Lo faccio da un mese, però ci sono tanti canali che stanno crescendo che mi fa un sacco piacere. Questa chiacchierata mi è piaciuta molto, anche veramente tanto. Sacco. Secondo me molto interessante, molto utile anche per chi ci sta guardando. Preparatevi a vedere il secondo step del nostro incontro, esatto. Perché sarà veramente, secondo me, oltre che formativo, anche divertente. Come prima cosa, Alan dirà i suoi canali social in modo tale che ovviamente lo seguiate nel caso in cui non lo facciate. Beh, Alan Valca, ragazzi, mi trovate su Instagram, TikTok e YouTube. Quindi basta. Finito. Sì, infatti. Non c'era molto da dire. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi ai miei canali, accendete la famosa campanella e ovviamente più like ci saranno a queste tipologie di video e più video insieme ad Alan vi piacciono, potremo farne degli altri perché ovviamente se piacciono noi siamo qui disponibili a farli per voi. Mettete like al format perché mi ha spoilerato i prossimi creator. Tanta roba, possono uscire delle cose carine. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao. Alla prossima.